Buongiorno, siamo qui con il dottor Fiore, responsabile della medicina dello sport dell'ASL RM3. Buongiorno. Dopo aver partecipato alla sua ottava Olimpiade come medico della Federazione di Scherma, come pensa che lo sport possa contribuire alla prevenzione di problematiche legate alla salute fisica e mentale nelle persone comuni? Questa è una domanda che diciamo, mi interessa, alla quale mi interessa rispondere, perché qualcuno potrebbe pensare, ma come l'esperienza olimpica, quindi la massima esperienza sportiva che si può immaginare, no? Per delle persone, poi si possa avere qualcosa a che fare invece con l'attività motoria, con l'esercizio fisico, col movimento delle persone normali. In realtà ci sono dei collegamenti perché le leggi che regolano la fisiologia dell'esercizio fisico sono più o meno le stesse per gli atleti e per le persone normali. Quello che cambia ovviamente sono le modalità di approccio al movimento che individui che hanno una genetica e delle caratteristiche diverse ovviamente devono applicare in maniera diversa. Ovviamente quando si parla di Olimpiadi si parla di sport, si parla appunto di un'attività che va chiarita perché sport sono tutte le attività che comportano agonismo, competizione nell'ambito di un'organizzazione sportiva che è quella del CONI, del Comitato Olimpico. Molti parlano indifferentemente di sport anche però quando si riferiscono ad altri tipi di attività, ad esempio le attività che comunemente si fanno in palestra, le attività di fitness oppure semplici attività motorie come possono essere anche quelle di andare a camminare, di portare a spasso il cane. Ecco. In realtà bisogna anche un po' mettersi d'accordo sulla terminologia da utilizzare con cui distinguere questo tipo di queste modalità di movimento. Quando parliamo di attività fisica o attività motoria, per l'appunto parliamo di tutto ciò che comporta un dispendio energetico per l'essere umano, quindi dall'innaffiare i fiori a portare a spasso il cane, a coltivare il giardino. E è un tipo di attività che non rientra in un quadro organizzato, strutturato, quindi non c'è un programma, un piano con degli obiettivi. Diciamo, si fa, sono attività che vengono svolte, diciamo, dalle persone o a livello hobbistico, oppure perché sono le necessità quotidiane della vita che te le impongono. Anche rifare il letto è un'attività fisica impegnativa. L'esercizio fisico, invece, è quella forma di movimento in cui c'è una pianificazione, c'è un'organizzazione dei lavori che vengono svolti e ci sono degli obiettivi da realizzare, che quasi sempre sono obiettivi legati a miglioramento del proprio stato di salute. Anche se c'è una statistica molto interessante europea di Eurobarometro che va a indagare sulle motivazioni al movimento degli abitanti dei vari paesi e gli italiani sono primi nelle varie classifiche per la salute, per il benessere, sono primi solo nella classifica per l'estetica, quindi sembra quasi che la motivazione principale degli italiani sia quella Di estetica. apparire. Sì. Quindi il concetto fondamentalmente è che alcune regole che riguardano la fisiologia dell'esercizio fisico sono valide per tutti gli esseri umani. E qual è la regola principale? Per determinare dei miglioramenti nelle varie qualità del nostro organismo, quelli che noi definiamo degli adattamenti, quindi migliorare ad esempio le qualità del nostro cuore, del nostro apparato respiratorio, della nostra muscolatura, del nostro sistema nervoso, cioè migliorare le qualità coordinative, no? Molti anziani purtroppo cadono, perdono l'equilibrio, si fanno male, quindi questo significa che bisogna lavorare anche su questa componente, ma per migliorare tutte queste componenti bisogna diciamo, realizzare un programma, non si possono improvvisare. E questo programma possibilmente deve essere guidato da un esperto. E dato che qui Quindi no al fai da te dello sport, bisogna. assolutamente il fai da te è molto rischioso perché Sì. oltretutto molte persone che io visito anche quotidianamente ci mettono tanta buona volontà, spendono soldi, ci si impegnano, però poi non ottengono dei benefici che sono o quelli aspettati oppure benefici che dovrebbero essere correlati al tempo e all'impegno che ci mettono perché non seguono un programma. E allora mi può dire come si fa a migliorare proprio questa muscolatura, cioè c'è bisogno del medico dello sport? Allora, tutti i programmi che devono essere affrontati hanno bisogno, necessitano di una premessa anche di carattere clinico, no? Perché le persone non sono tutte uguali, ognuno di noi ha un vissuto, soprattutto gli adulti, e
ma anche giovani, perché noi visitiamo tanti giovani che possono avere dei problemi anche abbastanza seri. Quindi vanno valutate innanzitutto le condizioni di partenza di questa persona, quindi sia sotto il profilo clinico, quindi capire se ha delle problematiche, delle controindicazioni, che non sono quelle che si vanno necessariamente a ricercare quando si fa il cosiddetto certificato, no? Che poi si riduce a una visitina e un elettrocardiogramma. Le controindicazioni possono essere molto più complesse. Da protusioni a... Richiedono un approccio specialistico. Ma non solo, il medico dello sport adesso ha anche la possibilità di far fare dei test di valutazione, quindi non a uso clinico, ma degli esami che consentono di avere un'idea abbastanza precisa, ad esempio di quella che io definisco genericamente la cilindrata di quell'individuo, no? Come si fa a allenare una persona se non si sa qual è la base di partenza di questa persona? Giusto. Ecco. E la moderna tecnologia ci dà la possibilità di avere tantissimi dati, ad esempio adesso io il mio, ecco, questo ad esempio è un po' più professionale, un po' più costoso, ma ci sono degli smartwatch che costano 50 euro che già ti consentono di avere un'idea abbastanza precisa della tua frequenza cardiaca e a volte anche di parametri più sofisticati, la pressione arteriosa, quanti chilometri hai fatto, che andature hai avuto. Questo è molto utile perché molte persone, ad esempio, vengono da me e mi dicono: ma io vado a correre, vado a camminare. E allora quando io chiedo: ma quanto cammini? A che andatura vai? Come va la tua frequenza cardiaca? Non sanno cosa rispondere. E questi sono tutti dati, parametri fondamentali per poter sviluppare un programma che sia ad hoc per quella persona. Ad esempio, i benefici cardiovascolari si hanno quando tu lavori su certi livelli di frequenza cardiaca che rappresentano una certa percentuale della tua frequenza cardiaca massimale, che è basata sull'età fondamentalmente. Ma se tu non hai idea della tua frequenza cardiaca, non hai un'idea dei livelli di affaticamento che stai raggiungendo nel corso dei tuoi movimenti. Quindi quando superi i 120 battiti, queste cose 120 così... battiti per un ragazzo dei 20 anni è un'attività a riposo, per una persona dell'età mia è una frequenza molto, molto importante, per cui... E poi non solo, l'intensità, ma io posso sport, arrivare, sì. Due persone che hanno le stesse caratteristiche, fanno, che ne so, una camminata in salita di un chilometro, uno può arrivare a 180 battiti, certo. E uno invece è più allenato. Poi ci sono, è chiaro, influiscono in questo il passato sportivo, gli sport che hai fatto in passato, oppure proprio la genetica. Ci sono persone che geneticamente sono più fortunate, hanno una cilindrata di partenza superiore. Però sono tutto questo insieme di valutazioni, che è molto complesso, richiede una, diciamo, la figura dello specialista, in questo caso dello specialista in medicina dello sport, che dia, che diciamo esamini tutti questi parametri e che in qualche modo offra un percorso alla persona per migliorare le proprie qualità. Migliorare le proprie qualità, che poi non significa in chiave agonistica. Ecco, quando si parla ad esempio adesso di prescrizione dell'esercizio fisico, si parla della somministrazione di qualcosa in una maniera molto simile a quella di un farmaco, infatti si parla anche di sport terapia, sì. Ed è qualcosa che non è finalizzato a migliorare le prestazioni competitive agonistiche, ma è finalizzato a migliorare lo stato di salute, perché lo stato di salute di una persona è direttamente proporzionale alla qualità della sua vita. Oltretutto, le ricerche scientifiche degli ultimi decenni e soprattutto degli ultimi anni documentano che la sedentarietà accorcia la vita, riduce tantissimo la qualità della vita, e per contro l'esercizio fisico e il movimento allungano la vita e riducono tutta una serie di disturbi o li prevengono. Ma chi ha delle problematiche come la fibromialgia, i dolori cronici, come si può approcciare allo sport? Perché lì non è una mancanza di volontà, è proprio un patire il dolore. Lei mi cita un problema abbastanza complicato, sì. Ecco, perché purtroppo la fibromialgia spesso risente anche di un habitus psicologico un po' particolare, per cui è difficile. Bisogna cercare di entrare in un buon livello di comunicazione con la persona. Ecco, quello che è importante per il medico dello sport è anche questo aspetto psicologico, perché il medico dello sport deve essere un po' come un allenatore in qualche modo, cioè deve fare un'attività, noi la definiamo un termine moderno di coaching, cioè tu devi prendere una persona sedentaria o una persona che ha una resistenza e la devi motivare a fare
qualcosa che fino a quel momento non ha voluto fare. Però questo è per chi è in salute. Ritornando invece nella patologia, bisogna analizzare con estrema attenzione come si può. In linea di massima, per esperienza mia, ma anche sulla base di quello che tutti diciamo, sport acquatici. No, anzi il contrario, diciamo quello che invece ottiene benefici più rapidi e anche più efficaci, soprattutto sui dolori, e sollevamento pesi. Sollevamento pesi è una terminologia un po' esagerata. Sono i lavori orientati alla forza. Ecco. Si possono fare anche, adesso si parla anche di lavori body weight, cioè nel senso utilizzando il peso del corpo, quindi non è detto che uno debba alzare un bilanciere con 100 kg, ma si può fare, che ne so, piegamenti, trazioni alla sbarra, piegamenti sulle braccia, addominali, plank, tantissimi lavori si possono fare, balzi, ad esempio la pliometria. Ora non posso generalizzare, certo. Però le armi sono tante, però in linea di principio perché lavorare sulla forza è la cosa più utile? Perché si ottengono i benefici più rapidi. È un po' come nelle diete, no? Se uno va dal dietologo, gli dà una dieta e perde un etto al mese, si demotiva, no? Dice ma io allora qui non ottengo risultati. Quindi una dieta efficace deve essere una dieta che ti fa dimagrire un chilo ogni 10 giorni, un chilo ogni settimana, per cui sei motivato ad andare avanti. E così è per una prescrizione dell'esercizio fisico. Partire dagli adattamenti, dalla ricerca di adattamenti troppo lenti, troppo lunghi, rischia di demotivare il soggetto. Lavorare sulla forza invece è molto più efficace perché nell'arco di 3 mesi una persona già si percepisce diversa perché c'è uno stimolo ormonale. Non bisogna pensare al muscolo solo come un organo o un tessuto finalizzato alla forza, quindi al movimento. Sì, alla potenza. È anche un organo il muscolo, quindi la questa salute. Questa è veramente una grande scoperta. Alcuni lo definiscono un organo integro, ad esempio il muscolo produce l'interleuchina 6, per entrare proprio nella medicina, che è un antinfiammatorio endogeno potentissimo. Sì. E si producono le endorfine, non a livello muscolare, ma comunque anche quelle rientrano tra i benefici delle attività. E poi c'è una stimolazione ormonale, ad esempio, quello che molti non sanno, che anche le donne aumentano la secrezione di testosterone, ovviamente non ai livelli diciamo che possono produrre barba e baffi, no. Tanto per intenderci, però anche quel modico incremento nel testosterone che c'è a livello femminile aumenta l'energia. Specialmente le donne in menopausa. Specialmente le donne in menopausa. Lei prima parlava di sport acquatici. Gli sport acquatici vanno presi molto con le molle perché come tutti gli sport in microgravità potrebbero non essere l'ideale per l'osteoporosi. Perché, ecco, se lei ad esempio, faccio sempre un esempio, no? Quando si vedono in televisione gli astronauti che rientrano dopo lunghe permanenze nello spazio, li portano in sedia a rotelle, perché l'assenza di gravità determina un'osteoporosi seria, per cui devono riattivarsi con estrema cautela e ci vuole tempo. Ora, non sto dicendo che il nuoto ti fa andare in sedia a rotelle, Dio ce ne scampi e liberi, però va tenuto presente chi ha osteoporosi rilevanti che potrebbe peggiorare, così come ad esempio nelle ragazze, proprio per la mancanza del carico, il nuoto potrebbe accentuare anche alcune dismorfismi come la scoliosi, cose di questo. Quindi anche lì non voglio generalizzare né demonizzare uno sport, però... Poi va tenuto presente anche un altro aspetto, che una delle qualità che noi andiamo a ricercare maggiormente nel movimento sono le qualità neuromuscolari. Prima dicevo, le persone anziane perdono qualità coordinative, la sarcopenia, che è la perdita di tessuto muscolare, è anche la perdita di tessuto nervoso muscolare, quindi si perdono capacità coordinative, movimenti che quando siamo giovani ci risultano facili, quando sei anziano anche scendere le scale certe volte perdi l'equilibrio. E allora nella scelta dell'esercizio bisogna anche andare a guardare questo tipo di obiettivi. Ecco perché sono ideali gli sport o le attività o gli esercizi in cui ci sono tanti movimenti anche molto complessi. E gli sport o le attività monomovimento come sono il nuoto, il running, purtroppo bisogna mettere in preventivo che offrono tanti benefici sul piano metabolico, cardiovascolare, però sotto questo profilo vanno integrati. Non c'è una legge che vieta che bisogna lavorare solo in una direzione, ecco, questo è il concetto. Dottore, l'ultima domanda: in che modo la tecnologia sta trasformando il rapporto tra medico e paziente nel contesto della medicina moderna? Mettendo da parte la medicina dello sport, adesso siamo arrivati a utilizzare addirittura l'intelligenza artificiale, no? Si parla dell'intelligenza artificiale in radiologia.
Ma già la telemedicina è un progresso enorme, no? Perché si riescono a seguire dei pazienti con patologie a volte anche serie, senza un contatto diretto medico-paziente, che comunque è indispensabile. Io faccio parte, mi sono laureato nel 1980, quindi io credo molto nel rapporto medico-paziente, perché nessuna macchina può sostituirsi l'empatia a questo elemento creativo. Lo chiamo elemento creativo perché si riporta alla definizione di arte medica. La medicina una volta veniva definita arte medica, no? Proprio perché c'è questo elemento unico che è legato alla capacità del medico di rapportarsi col paziente, di capire, di intuirne i bisogni e di cercare di soddisfarli. Nel campo della medicina dello sport, come già accennato, la tecnologia ci sta facendo fare dei salti incredibili e questo è interessante perché una volta era una tecnologia riservata solo ai grandi atleti, no? Sì. Tutti ricordano le macchine con cui venivano valutati Francesco Moser quando fece il record dell'ora, eccetera, eccetera. Adesso in realtà è una tecnologia molto più alla portata anche delle persone normali. Fare un test cardiopolmonare che ti misura il consumo di ossigeno, quindi la famosa cilindrata, è un test, diciamo, che si può fare, ecco, diciamo che non è di comune effettuazione negli ambulatori pubblici, no. Ma comunque si può fare, non spendendo cifre mostruose, così come si possono fare tantissimi test sulla forza, sulla coordinazione, anche, diciamo, non spendendo cifre incredibili. Quindi la tecnologia ci consente di migliorare l'approccio al movimento, e perché consente al medico, allo specialista, di inquadrare ancora meglio quali sono le caratteristiche della persona. Non c'è una regola, una legge che vada bene per tutti. L'esercizio fisico, lo sport vanno sempre personalizzati, anche perché c'è un altro elemento che è fondamentale. Quando si parla di adattamenti, si parla di somministrare, come diciamo noi, un carico di lavoro, quindi la persona fa un lavoro, lo fa in palestra, va a correre, un lavoro qualsiasi, dopodiché noi speriamo che dalla ripetizione di questi lavori l'organismo si collochi a un livello superiore. Questo fenomeno viene chiamato supercompensazione in termini sportivi. Ma in che fase, in che momento avviene la supercompensazione? Nella fase di recupero. Questo significa che l'elemento fondamentale da dosare in questa specie di ricetta per migliorare le nostre qualità e il nostro stato di salute è il riposo, il recupero, che è una variabile che varia da individuo a individuo sulla base dei parametri estremamente diversi, la genetica innanzitutto, ma anche altri parametri. Per cui se io vado a correre e ho buone capacità di recupero, è facile che, ne so, che il giorno dopo possa correre un'altra volta. Ci sono persone invece che devono stare 3 giorni fermi perché non ce la fanno. Con l'acido lattico. Poi è chiaro, l'allenamento serve anche a migliorare le qualità di recupero, però siamo tutti abbastanza bravi a fare la lista della spesa, no? Lunedì faccio questo, mercoledì faccio quest'altro, venerdì faccio quest'altro, poi però le cose non vanno come uno immagina. No, bisogna vedere come risponde il corpo. Esattamente, questo è un po' anche quello che io consiglio a molti colleghi più giovani, cioè la prescrizione dell'esercizio fisico per le persone normali non è la lista della spesa, non è dire alle persone semplicemente devi fare questo, questo e quest'altro, è un lavoro complesso, psicologico, abbiamo detto, ma anche di gestione accurata dei vari ingredienti che devono essere inseriti nella ricetta generale.